qualche battuta con Dinitto, giocatore dell'Olympus, quest'oggi qui al Sporting Club. Il risultato finale vede una sconfitta per la vostra squadra, ma la prestazione sicuramente è stata positiva, no? Sì, assolutamente, anzi sicuramente possiamo prendercela con la sfortuna, anche perché comunque la partita per noi era sicuramente importante. Il risultato purtroppo non ci ha sorriso, però comunque dobbiamo soltanto trarre il positivo da questa sconfitta e cercare di ripartire, anche perché c'è tutto il girone di ritorno e la possibilità di poter fare bene. Come hai visto questo Atletico Gaeta? Primo tempo sotto di 2-1, poi nel secondo tempo ha recuperato anche grazie a qualche errore di troppo da parte del portiere vostro, no? Beh sì, sicuramente loro sono una squadra importante, hanno un giocatore come Sorrentino molto forte che avrebbe sicuramente fatto una partita importante, noi lo sapevamo. Ci siamo comportati bene, comunque loro erano in casa, dovevano vincere, hanno dato tutto. Noi anche ci siamo impegnati, non siamo riusciti a raggiungere lo stesso risultato, però comunque loro adesso sono in una posizione importante. E anche per loro sicuramente il giorno di ritorno sarà molto molto interessante. Il portiere purtroppo, cose che succedono, una giornata storta può capitare a tutti, ma conoscendo Domenico sarà una persona che riuscirà sicuramente a riprendersi e anche per lui prospetto un bel giorno di ritorno. Anche perché credo che comunque l'Olympus quest'anno è partito per fare un buon campionato, non credo per puntare alla vittoria, no? Diciamo che la vittoria non è proprio il nostro obiettivo stagionale, però comunque noi guardiamo partita per partita, ci impegniamo giorno per giorno cercando di guardare, ecco, anche come si comportano le altre, sicuramente, ma noi facciamo il nostro e poi la classifica parlerà per noi. Prossimo partita in casa, credo, no? Sì, no, fuori, col Formia 1905. Sicuramente anche quella sarà una partita da affrontare con testa, e il Formia non è in una posizione di classifica a loro favorevole, però sicuramente non sarà una partita facile come nessuna lo è. In bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie.